Buon pomeriggio, un benvenuto dalla Fondazione Archivio Divisivo del Movimento Operaio Democratico per questo secondo ed ultimo appuntamento con il progetto e le forme di un cinema politico, giunto alla quarta edizione. Quest'anno il cinema dei movimenti. Già ieri abbiamo avuto grandi ascolti e vi ringraziamo per averci seguito sulle pagine Facebook dell'Archivio Divisivo e della Fondazione Gramsci sul canale YouTube. La puntata di oggi, la giornata di oggi non sarà per motivi tecnici visibile sul canale YouTube, ma trasmetteremo sulle nostre pagine Facebook. Però da lunedì 14, una sintesi delle due giornate, due sintesi di ciascuna giornata saranno disponibili sia sui canali social che su YouTube. Ma do la parola al presidente della Fondazione Archivio Divisivo del Movimento Operaio e democratico Vincenzo Vita. Mi spiace, si sbagliano tutti col nostro nome, ho sbagliato io, Vincenzo, questa volta. Peccato venialissimo, spero che mi sentiate. Saluto i vari interlocutori, grazie per questa bellissima iniziativa. Aurora l'ha detto, noi siamo insieme in questa rassegna che è la quarta edizione di un format che ormai va avanti dal 2018. Ed è insieme alla Fondazione Gramsci, Cineteca Nazionale, Istituto Luce, Casa del Cinema, le tre università pubbliche di Roma, Roma 3, qui c'è Marco Maria Gazzano a rappresentare non solo Roma 3, ma anche grandi pezzi di cultura mediatica in Italia, non solo, Tor Vergata e La Sapienza. Un'iniziativa questa, dicevo, che ormai è una serie. Quando un'iniziativa diventa anche una serie, vuol dire che è bella, è riuscita, perché se no non avrebbe la possibilità di riprodursi così a lungo. Questa iniziativa è un tentativo di indagare, quella di quest'anno, su una realtà assai complessa e contraddittoria. Diciamo che mentre le edizioni precedenti, la prima del 2018 sul cinema russo e sovietico, quella del 2019 sul 68, quello che è stato il 68, la successiva, il 69, l'ascesa in campo del movimento operaio, come poi mai più si sarebbe definito organicamente tale, e quest'anno, su impulso del gruppo che ha lavorato in grande qualità attorno a queste ipotesi, e Paola Scarnati, che ringrazio sempre per il lavoro che ci mette, la forza intellettuale che esprime in questi casi. Quest'anno, insomma, il discorso è più rischioso perché non c'è un unicum, cioè non c'è il 68, il 63. I movimenti sono cose tra di loro diverse e spesso non comunicanti. E persino, non dico in antitesi, ma certamente in una sequenza né temporale né strettamente logica, ma diranno meglio poi i film che parlano più delle parole e diranno meglio coloro che li presentano e li discutono. In questa rassegna si parla della tragedia del G8 di Genova, Diaz, che è stata come una sorta di educazione sentimentale perversa dell'Italia che non vorremmo esistesse, ma che c'è, quella della tortura, quella della violenza, delle forze dell'ordine che diventano del disordine. E poi l'ambiente, la capacità di raccontare anche la nostra terra, i disagi, le espressioni, il razzismo, l'antirazzismo, ma insomma non mi dilungo. Oggi ne avremo un caso di scuola molto bello, il femminismo, che tra tutti i movimenti è quello carsico, quello che c'è sempre, che magari si trasforma nei modi di apparire, ma è il più forte e il più stabile. Grazie anzi alle donne, perché ci hanno lasciato un filo conduttore che noi maschietti non siamo riusciti invece a determinare. Oggi si parla di tante cose, seguirà un film interessantissimo, Resistencia en la linea negra,
un film che io purtroppo, tra i miei tanti difetti, non conosco. Io mi assenterò per un attimo perché volevo seguire le esequie di Lida Menapace in corso a Bolzano. E comunque ringrazio anche qui presente Manuel Edoardo Valiente Quevedo, spero di aver detto bene, e il mio vecchio amico Marco Maria Gazzano, qui mi unisce una sequenza infinita di battaglie culturali perse, per questo siamo anche più amici oggi di ieri. E Aurora Palandrani, che si destreggia con grande qualità sulla scena, diciamo, online, ma è bravissima sempre, anche nelle sue virtù più classiche e analogiche, e tutte voi, ma anche Milena Fiore, la regista occulta che sta dietro tutte e tutti noi, ma davanti in verità, perché ci permette di avere questo collegamento. Collegamento online che non è altro che la prefigurazione di quello che sarà il mondo da qui a un attimo, pandemia o non pandemia. Grazie, buone visioni, buon dibattito. Bene, grazie, grazie Vincenzo, grazie. A me rimane non tanto da dire, sì, è vero, i movimenti sono una cosa non così netta e definita come il 68 o come il cinema russo e sovietico, però i movimenti sono anche un fiume che hanno attraversato gli ultimi 20 anni in modo particolare, perché sennò i movimenti ci sono forse da sempre, hanno attraversato questo nostro mondo negli ultimi 20 anni con grande, grande forza.